Buongiorno, in questa seconda lezione sulla natura delle superfici continuiamo a parlare della rugosità, che abbiamo visto essere definita come la misura del grado di irregolarità microgeometrica, cioè dell'ordine del micrometro, posseduto dalla superficie reale rispetto a quella ideale, cioè dalla superficie che ho lavorato rispetto a quella che avevo indicato nel mio disegno tecnico. Come la misuro? Viene considerato il profilo rilevato dato dalla misurazione dell'andamento della superficie reale attraverso uno strumento, che è quello che vediamo in figura, detto rugosimetro. La rugosità che indico con la sigla Ra, con la R maiuscola e la A minuscola, si ottiene facendo rilievi in diverse zone della superficie. Il valore rilevato maggiore stabilisce l'indice di rugosità e, come abbiamo detto più volte, la misuro in micrometri. Come la indico nel mio disegno tecnico? Attraverso dei segni grafici che ci definiscono le norme uni, e la rugosità viene indicata con una V, questa V in cui un'asta è più corta dell'altra. L'asta più corta avrà un'altezza H, l'asta più lunga avrà un'altezza 2H, cioè due volte l'asta più corta. L'inclinazione, l'apertura di questa V sarà di 60 gradi. Se andrò ad indicare un valore di rugosità prescritto in micrometri, lo andrò a scrivere con un numero posto in questa zona qua. Quindi abbiamo visto un simbolo di base della rugosità che è una semplice V, e ho poi un simbolo specifico per superfici ottenute senza asportazione di trucido, con lavorazioni senza asportazione di trucido. Per esempio abbiamo visto lo stampaggio o la laminazione. In questo caso all'interno della mia V vado a mettere un cerchietto. Invece la rugosità ottenuta per lavorazioni con asportazione di materiale, quindi le più comuni, la tornitura e la fresatura, andrò a chiudere la V con un trattino orizzontale, in questo modo. Ulteriori caratteristiche della rugosità si possono definire con richiami intorno al simbolo della V. Dove dispongo questi segni grafici? Il vertice della V andrà a toccare la superficie interessata da quel tipo di rugosità. Come vediamo qua, in questo caso, questa superficie ottenuta per asportazione di trucido dovrà avere una rugosità di 0,8. Allo stesso modo, anche la superficie interna del pezzo avrà una rugosità di 0,8. In questo caso, in questa vite M10, posso riportare la rugosità lungo la linea di quota. Se la rugosità è la stessa per tutto il pezzo, posso semplicemente indicare in basso a sinistra nel mio disegno la rugosità prescritta per tutto il pezzo. Invece, se vedete come in questo pezzo qua ho diversi tipi di rugosità a seconda delle lavorazioni, dovrò riportare per ogni superficie il tipo di rugosità che voglio ottenere. Abbiamo dei problemi riguardo alla scelta della rugosità. Due problemi. Posso stabilire il valore di rugosità per una superficie in base alla funzione, cioè ho un pezzo che deve svolgere una determinata funzione, allora so che deve avere un certo tipo di valore di rugosità. Oppure posso conoscere che tipo di finitura superficiale, che tipo di rugosità posso ottenere con ogni tipo di lavorazione tecnologica entro determinati range di rugosità, che poi andremo a vedere. Quindi il primo problema da risolvere, diciamo, è la rugosità in base all'applicazione. Vedete qui diversi parametri di rugosità da 3,2 micrometri
a 0,025 micrometri, rugosità Ra, R a minuscolo, per cui sono, questi valori sono riferiti a determinate applicazioni. Le camme, i supporti di alberi a gomiti e a camme, le guide delle tavole, delle macchine utensili, eccetera, dovranno avere una rugosità definita da norma di 0,2. Le superfici tenute con guarnizione in gomma possono avere una rugosità di 1,6, i carter di riduttori 1,6. Più, naturalmente, più la rugosità ha un valore più basso, più aumenteranno i costi di produzione per raggiungere quel tipo di rugosità. 0,025 è riferita a piani di appoggio di micrometri. L'altro tipo di problema è quello della rugosità ottenibile a seconda del tipo di lavorazione. Vedete che per ogni lavorazione per fusione, per formatura o per asportazione di materiale, ho un range di rugosità ottenibili con le tecnologie attuali. Se andiamo ad ingrandire, per esempio, vediamo alcune lavorazioni per asportazione di materiale, vediamo che, per esempio, la lesatura mi permette di avere un range di rugosità tra 0,05 e 12,5, molto ampio. Una rettifica cilindrica tra 0,012 e 6,3, e così andando avanti. La zigrinatura. Su alcune superfici circolari vengono prescritte delle rugosità elevate con solchi orientati per facilitare la presa, l'utilizzo di quel pezzo circolare per facilitare l'attrito. Si indicano, in base alla norma, con delle lettere che indicano l'inclinazione dei solchi che vado a realizzare sul pezzo. Abbiamo dei solchi paralleli, B abbiamo una zigrinatura inclinata a sinistra, C inclinata a destra, spinata, incrociata. Spesso nella zigrinatura viene indicato il passo, cioè la distanza tra i solchi, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,6, eccetera. Posso indicarla nel disegno solo in una parte, in uno spigolo del mio pezzo da lavorare o su tutta la superficie da zigrinare. Qualora il pezzo sia realizzato in sezione, come in questo particolare qua, non potendo vedere la lavorazione di zigrinatura, oltre a riportare il numero della norma e il tipo di zigrinatura, dovrò anche andare a specificare che questa lavorazione di rugosità è per una zigrinatura.